Un Adriatic Challenger che entra subito nel vivo delle sfide. Ieri al primo turno sul campo centrale davanti a 1200 spettatori è passato quello che è stato per tanto tempo il numero uno italiano e che è arrivato a scalare il ranking mondiale fino alla 20ª posizione. Filippo Volandri ha battuto con un 7-5-6-4 uno dei giovani italiani del futuro, Edoardo Eremin. Ma sì, è stato insomma buono partire col piede giusto, è stata una partita anche abbastanza complicata, insomma un primo turno, un derby, quindi c'è sempre anche un po' di emozione in più, l'importante però era vincere in due set, quindi anche meglio per poter salvare un po' di energie e andiamo avanti così. Una partenza che riempie subito di soddisfazioni i cuori degli organizzatori che ora attendono la seconda fase del torneo con altre sfide altrettanto importanti. Sinceramente non credevo tutto questo afflusso di persone già dai primi giorni. Ieri abbiamo avuto le tribune praticamente quasi tutte piene, l'incontro di Volante è stato veramente avvincente, due set lottatissimi con la giovane promessa del tennis italiano Eremin. E poi ieri sera il serale ha visto la vittoria netta del nostro italiano sempre giovanissimo Mager, che ha dominato praticamente l'avversario, e quindi sono estremamente soddisfatto insomma di come sta andando.